Il derby delle bollicine si conferma ancora una volta un appuntamento ostico per la Prosecco Docchi Moco Volley Conegliano, che con fatica supera per 3-1 una Bosca San Bernardo Cuneo più che rimaneggiata e vola alla Final Four della Coppa Italia Frecciarossa di Serie 1. Le detentrici del trofeo rimangono quindi in corsa per il titolo, mentre le gatte escono a testa alta da un match in cui si sono presentate senza Stufi, Agrifoglio, Zanette e Gai, positive al Covid, ma anche senza la grande ex Gichel, tenuta a riposo precauzionale. Con solo 8 giocatrici di fatto a disposizione, coach Pistola sposta Kuznetsova in zona 2, con Giovannini e Degradi in banda e Caruso al centro insieme a Squarcini, mentre in panchina l'unica alternativa è Jasper. Santarelli invece parte con le titolari, ma come già accaduto nel precedente di un mese e mezzo prima in campionato, Cuneo non ha timori reverenziali e si porta a casa il primo set per 23-25 grazie a un grande attacco di Degradi e al successivo errore di Silla. Uno schiaffo che fa bene alle Pantere, che rientrano in campo più determinate e allungano subito sull'11-8. Qui finisce la partita di Degradi, non al meglio sostituita da Jasper, ma il resto del parziale è senza storia ed Egono chiude 25-14 con il suo 8° punto del set. Nel terzo l'inerzia rimane a favore della Prosecco Doc, almeno fino al 21-16, quando Kuznetsova e Jasper sono le protagoniste del 5-0 che vale il 21 pari. Dopo il muro di Squarcini del 22-22 però, De Gennaro si inventa un paio di difese delle sue, ed Egono e il monster block di De Cruyff valgono il 25-22 per Conegliano, che poi scappa subito anche nel quarto fino al definitivo 25-14 di Plumber. 21 ai punti finali di Egonu, anche se il meritato titolo di MVP va a Monica De Gennaro, mentre nelle file di Cuneo brilla la giovane Caruso, l'ultima ad arrendersi con i suoi 10 punti. Chieri espugna per la prima volta nella sua storia l'Arena di Monza e stacca il biglietto per le Final Four della Frecciarossa Coppa Italia di Roma. La squadra di Bregoli stravince il quarto di finale contro la Vero Volley Monza per 0-3, dominando in lungo e in largo, soprattutto nel muro difesa, e giocando una partita molto ordinata. MVP è Grobelna con 14 punti, ma di altissimo profilo sono le prove di Mazzaro e dalla panchina di Franti, entrambe con 11 punti. Per Monza, tradita da Stijak, si salva Vaneke, top scorer del match con 15 punti, ma Gaspari fatica a trovare la quadra giusta per passare in attacco, nonostante gli ingressi ininfluenti di Mihajlovic, Lazovic, Gennari e Zaccheu. Nella prima frazione squadre a lungo a braccetto, con i due opposti Vaneke e Grobelna sugli scudi e il muro di Monza più efficace. Sono però i 12 errori diretti ad affondare le padrone di casa e Chieri, con Cazzotte e Villani in difficoltà, ringrazia chiudendo 23-25. Risposta delle locali nel secondo set, Monza scappa 12-8. Entra Franti per Villani e Chieri risponde pareggiando a 12 e volando 15-20 grazie a 6 muri nella frazione. Sprazzi di Davis Chiba e la solita Vaneke rimettono in moto Monza, ma è troppo tardi e le piemontesi chiudono ancora 23-25. Gaspari lancia Gennari e Zaccheu e ancora una volta Monza scappa in avvio con una buona distribuzione, portandosi sul 12-8. Ma Franti è una furia e con 7 attacchi a segno su 9 tentativi propizia l'ennesima rimonta, aperta da uno 0-5 immediato. Monza comincia ad arrendersi, ad eccezione di Davis Chiba, mentre Chieri continua a toccare a muro e a difendere, scappando sul 16-22, preludio del 18-25 che regala la seconda Final Four di Coppa Italia consecutiva a Chieri. Novara doveva battere Firenze per accedere ai Final Four di Coppa Italia e il biglietto per Roma è stato regolarmente obliterato. Aveva i favori del pronostico, certo, a cui si sono aggiunti i problemi dell'ultimo minuto per la compagine fiorentina. Test positivo e giocatrice fermata insieme ai contatti stretti. Out Panettoni, Nuakalor e Graziani. Ma Firenze è pur sempre la squadra che ha interrotto la striscia storica di Conegliano e scende in campo comunque battagliera. Lo dimostra un primo set dove le bisontine fanno di tutto per restare a contatto con le piemontesi, capaci però di partire forte con una gran parziale firmato Hancock e poi di far perno su Dalderup per chiudere. Dopo un secondo set da minimo storico, un parziale di 25-6 di pura defiance mentale, le toscane riaprono di carattere la partita. Le lodi del caso vanno a Van Gerstel, che veste i panni del libero Juan Neytolli con grande spirito di sacrificio, oltre che a Nuovo, chiamata a freddo a sostituire Nuakalar. Pur lasciando per strada un set, le gaudenziane non sbagliano più. Quando Dalderup si esaurisce, Lavarini fa ricorso ad Herbots, forte del fatto che invece Karakurt non si ferma mai.
Onore delle armi dunque al Bisonte, che ci prova nonostante tutto e alza bandiera bianca, ma anche la testa uscendo dalla Coppa Italia. Viaggio per Roma prenotato per la Igor Gorgonzola, che alla Final Four del 5-6 gennaio punterà al primo trofeo stagionale.